45.000 laghi. La Svezia è per un terzo fatta d'acqua e per un altro terzo di foreste. Ce ne sono più di 26.700 metri quadrati per abitante. Stoccolma è zeppa di parchi. Potete visitare il Museo delle Farfalle a meno che non preferiate fare jogging o andare a cavallo. Non ci sono dubbi, gli svedesi adorano la natura. Come dice anche Helen Egerlid, del Partito dei Verdi, naturalmente. De gjorde en undersökning om vad svenskarna upptycker är det viktigaste, och det var ju då miljön. De program på TV som folk älskar mest, det är naturprogram. Questo è lo Skansen, un parco dei divertimenti che non ha nulla a che fare con Disneyland, ma che è una sorta di museo all'aria aperta. Qui ci sono ben 150 stuga, le pittoresche casette d'altri tempi, tipicamente svedesi. Jag är övertygad om att svenskarna fortfarande drömmer om den lilla röda stugan på landet med vita knutar, den man återkommer till. Och Skansen, det ger en kontakt tillbaka till den här drömmen. Guardatevi in giro, potreste incontrare Pippi Calzelunghe. Allo Skansen ci sono anche molti artigiani tradizionali che fanno burro, soffiano il vetro o cuociono il pane all'antica maniera. Dallo Skansen, perché non andarsene a pescare proprio nel centro della città? L'acqua qui è al 50% dolce e al 50% salata. Con un po' di fortuna potreste prendere una trota o un tonno, un merluzzo o un salmone. Verde prima che i verdi esistessero, ecco qui qualcuno che non sembra affatto preoccupato dall'inquinamento del Mar Baltico. È il pescatore ufficiale del re di Svezia, che da ben 30 anni pesca dalla regale imbarcazione proprio davanti al Palazzo Reale. Ene killarna som tar proverna så är det jättefint vatten. Mycket renare än vi får dricka hemma i kran. È bra. Con un'acqua così è perfettamente normale che adesso abbiate una voglia matta di nuotare. Non ve lo consiglio per il clima, ma la cosa migliore da fare rimane pur sempre un bel giro in barca. A Stoccolma è il mezzo di trasporto ideale, anche se non l'unico. Se uno svedese su 10 possiede un'imbarcazione, anche voi potete scegliere tra battelli turistici, autobus sull'acqua o traghetti che vi porteranno nelle isole più incontaminate della zona. Viaggiare in barca è proprio ideale a Stoccolma. Autobus e metropolitana, biglietto unico e non tanto conveniente. Vale comunque la pena di prendere il metro per vedere i quadri, gli affreschi e le sculture che vi sono esposti, tanto che si potrebbe definirla la galleria d'arte più lunga del mondo. Ma se volete girare tanto, potete sempre affittare una Saab o una Volvo. Per impadronirvi però dell'atmosfera cittadina, lasciate la macchina alle donne poliziotto e dimenticate i carissimi taxi. Certo che a Stoccolma non è facile risparmiare, il paese è ricco, ma per gli italiani la vita è un po' cara. Non vi preoccupate troppo però, con i consigli di passaggio riuscirete a fare anche qualche affare. Questi erano i profetici ABBA, all'apice del loro successo nel 1976 con Money Money Money, e ne hanno fatto tanto di denaro. Voi, per non dilapidare le vostre corone, per prima cosa andate in un'edicola dove avrete gratis una copia del settimanale Neues Guiden con tutte le informazioni più preziose sugli avvenimenti della città. In Svens Dam Tidning troverete gli scoop sugli amori di Borg, Wilander e Edberg. Click è dedicato alla moda e dovete sapere che anche fra i vichinghi esistono gli yappis e leggono caffè. In Svezia le edicole non vendono soltanto giornali, ma sono una vera e propria istituzione dove si può comprare di tutto. Per esempio un dentifricio, Tandbox, un impermeabile, Regen Kappa, delle calze, nylon strumper, eh sì, anche preservativi, chiedete i Jimmy. E ancora shampoo, e perfino il crick per cambiare le gomme, The Mountain Pneuten. Altro posto da non perdere è la Swedish House. Tutto quello che dovete dire è yo turiste e vi daranno una tessera che sarà il vostro passaporto per Stoccolma. Con questa tessera avrete accesso gratuito a tutti i musei, diritto all'uso gratuito dei mezzi di trasporto e a un giro sull'imbarcazione turistica. Inoltre avrete anche una guida della città dove sono indicati i negozi di souvenir tipici come gli onnipresenti vasi di cristallo. Io è un turista.
Obbligatorio per i cinefili e per i romantici è il pellegrinaggio al pub, il negozio dove negli anni 20 Greta Gustafsson, meglio nota come Greta Garbo, fu scoperta da Moritz Stiller mentre vendeva cappelli. Ma c'è una cosa che gli svedesi comprano in ogni momento della giornata, i loro dolci, chiamati smogudis. Sì, siete caldi? Se siete a Stoccolma solo con uno scopo, non perdetevi i prossimi minuti di passaggio. Arrivano le ragazze svedesi, quelle bionde e le più belle, quelle che non passano mai di moda. Questa bella bionda non soltanto va pazza per i dolci, ma è anche una delle stiliste di moda più conosciute di Stoccolma. Si chiama Anna Holtblad e si è specializzata nel disegnare gioielli e accessori usando materiali e simboli nordici. Come mai? Stockholm är ju en typisk liten stad, så att den blir ju ganska blandad mellan de olika världskontinenterna, så att säga. Men jag tror att nu börjar det komma en viss nyfikenhet på även det egna. Folk börjar tycka att det är lite hipp. Dall'altra parte della città c'è una delle più giovani e scintillanti stelle della moda svedese, Marcel Maronju. Anche se Marcel ha organizzato diverse sue sfilate a Parigi, non ha per questo perso la sua vera identità svedese. En viss slags minimalist som man kan hitta någonstans kopplingar till i Asien, Japan etc. Där det enkla och det avskalade är det vackra, va? Och det skulle jag vilja säga är den största fördomen i Sverige. Man ser på hus, man ser på möbler etc. Det finns en önskan att hitta det essentiella i formerna. Ma voi a questo punto della giornata, più che di essenze, avete bisogno di solide certezze, soprattutto da mettere sotto i denti. È ora di pranzo. Andate a comprare la roba da mangiare insieme agli abitanti locali all'Osterholm, dove troverete montagne di svenkadil, il famoso finocchio svedese con cui vengono profumati tutti i piatti nazionali. Al Saluhall, il vecchio mercato, troverete tutti i prodotti del Mar Baltico, la cui freschezza è garantita. E se volete fare uno spuntino veloce, ci sono un sacco di banchi dove vendono tutti i tipi immaginabili di pane. Il famoso pane svedese, noto per il suo sapore autentico, che va mangiato caldo con sopra una fetta di aringa alla griglia. Non potete mangiare nulla di più autenticamente svedese di questo. Ma se volete qualcosa di più raffinato, a Stoccolma certo non mancano i ristoranti di lusso. Passaggio ha scelto per voi il Rolf Kock, la cucina del maestro Rolf. Ambiente elegante e pranzo delizioso, di cui Rolf dice il suo segreto. Att göra all utländsk mat på svenska. Vi översätter det till svenska. Vi gör det så rent som möjligt och så enkelt som möjligt. Det svenskaste är väl i alla fall kanske den gravade laxen med mycket dill. E in questo il Rolf Kock è il massimo. In certi giorni ci sono tradizioni assolutamente da conservare. Torsdagar äter man alltid ärtsoppan här. Och till ärtsoppan så dricker man ofta punch. Och efter ärtsoppan så äter man ofta pannkakor. Och det är väl en typisk svensk torsdaglunch. Mi dispiace contraddire l'illustre Rolf, ma esiste senz'altro qualcosa che è ancora più svedese delle fristelle ai mirtilli. Si chiama Gustavo ed è il re di Svezia. Questo è il palazzo di Carlo Gustavo XVI. La Svezia è una monarchia costituzionale in cui il re ha funzioni solo rappresentative, ma la Svezia è anche un paese neutrale, sconvolto nell'86 dall'omicidio del suo primo ministro, Olof Palme. Mm.
Una volta arrivati a Stoccolma, la prima cosa che si nota è il gran numero di neonati. Ce ne sono dappertutto e ci si ricorda allora di essere in una sorta di paradiso sociale, dove l'occupazione è del 100% e la parità sessuale è una realtà. Così, se vedete tanti bambini accompagnati dai loro papà in giro, è perché gli svedesi hanno avuto una grande idea chiamata permesso di paternità. Vad som är bra med Sverige tycker jag det är att det accepteras kanske här lite lättare om man är hemma. Det är det även kvinnor som i karriären. E questo non è tutto, a cominciare dal primo test di gravidanza fino agli asili nido, alle analisi, il parto in ospedale, tutto ciò che riguarda la nascita di un bambino è gratis in Svezia, eccetto i pannolini. Ma è duro fare il padre a tempo pieno? En av fördelarna då med att vara hemma några månader det är att man förstår att gå till jobbet det är att gå på semester typ. Det är ett otroligt slit. Från morgon till kväll. Comunque non è tutto rose e fiori in Svezia, alcuni di questi piccoli diventano degli sbandati quando sono adolescenti. Ma in Svezia hanno pensato anche a questo, tanto che esiste persino un ministro per la gioventù, si chiama Margot Wallström. Oggi in Svezia la percentuale di suicidi non è più alta come in passato, per strada non si vedono mendicanti o senza tetto, comunque per chi rifiuta le comodità svedesi ci sono le Free Sussex, ex magazzini frigoriferi, ora centri di accoglienza per i giovani emarginati. Allt från idrott till skolundervisning för de som har hamnat utanför kan man säga och som har bekymmer. Eh sì, questi ragazzi non riescono a capire un sistema sociale apparentemente privo di pecche, che però trattiene il 72% del tuo stipendio. Perché lavorare allora? Ersättningssystem och med bidrag och annat så måste vi bygga in sådana mekanismer så att man snabbt vill tillbaka till ett jobb igen. Så att man motiveras att vara med och ta ett eget ansvar. Di motivazioni i viaggiatori di passaggio non hanno davvero bisogno, ormai lo dovreste sapere. Brigatevi a trovarvi un letto. Il motto di passaggio è chi prima arriva, meglio alloggia. Gli alberghi di lusso sono facili da trovare a Stoccolma, ma se qui è bello andare in barca, sarà stupendo fare scalo per la notte. Da Alf Chapman, un battello a tre alberi della fine del XIX secolo, ormeggiato proprio al centro della città. Si dice che in Svezia le prigioni siano così comode da farti quasi desiderare di diventare criminale. Välkomna till Långholmen. Ma per evitare gli inconvenienti della prigionia, provate a prendere alloggio nell'antica prigione, il Langholmen, costruita nel XVIII secolo, che da pochissimo tempo è diventata il più famoso e insolito albergo di Stoccolma. A Langholmen tutto il personale, direttore d'albergo compreso, è vestito da forzato, ma se l'idea di passare la notte in una cella non vi piace, almeno visitate l'ex carcere se siete proprio al verde. Qui potete sempre avere pane e acqua per poco più di 2000 lire. E naturalmente siete anche liberi di imparare qualcosa durante i vostri gustosi passaggi. Tralasciate per un attimo le opere d'arte bionde e viventi e levate l'ancora verso la vera cultura. Se vi sentite dei veri marinai, levate l'ancora e virate verso il Vasa. E questo è un museo che espone un'unica cosa, il leggendario e sfortunato veliero Vasa. Una sola occhiata a questo scafo guerriero che per 300 anni è rimasto perfettamente conservato nel fango. Per i gioielli della corona un unico indirizzo, Museo Reale. Alla faccia dei souvenir, qui potete comprare di tutto, ma se avete desideri più intellettuali, passaggio vi consiglia il teatro. Fu al Teatro Reale che Ingrid Bergman e Greta Garbo fecero il loro debutto. La stella di oggi invece si chiama Helena Bergström. Det finns ett enormt kulturellt intresse i Stockholm och mycket bland ungdomar tror jag. Så det finns väldigt mycket såna här fria teatergrupper och så. Sulla scena Elena recita insieme a grandissimi attori, a celebrità note in tutto il mondo.
Celebrità come Max von Sydow, che vediamo qui mentre gioca a scacchi con la morte nella famosa scena del Settimo Sigillo, uno dei molti film da lui girati per la regia di Ingmar Bergman, pellicole che hanno contribuito a fissare lo stereotipo dello svedese come essere umano malinconico, morboso e torturato. Ma von Sydow è anche spiritosissimo. Ja, vi har funderat på om vi inte skulle ta och ordna en turistgrej här nere vid på Skeppsbron eller på Skeppsbrokajen när Amerikabåtarna kommer in. Så skulle det sitta en gubbe där utklädd till riddare eller döden, och så ska turisterna få ikläda sig den andra rollen, och så ska de få sitta ner och spela schack, och så ska du få ta bilder av dem på det viset för att riktigt bevisa att de har varit i Sverige. Men det är ingen som har kommit igång med det ännu. E per giocare a scacchi senza rischiare la vita andate al Kungsgården. Se avete voglia di divertirvi, fate un salto in uno dei caffè folcloristici tradizionali come Mosebacche, su cui il palcoscenico possono esibirsi menestrelli e poeti dilettanti. Supa klockan över tolv, leva bland förrykta, jorden är kammargolv, solen är min dykta. Questo qui sta cantando una canzone scritta alla fine del XVIII secolo dallo scrittore Carl Michael Bellman, autore nazionale, filosofo e poeta, un titolo attuale ancora oggi, ecco nel succo. Poesi, historia, kärlek. Det är som en rötter, precis. 200 år gammal sex, drugs and rock and roll. È il momento di entrare nel cuore di Stoccolma, di vivere proprio come uno dei suoi abitanti. Beh, scoprirete che la vita metropolitana qui non è proprio entusiasmante, senz'altro però è molto spiritosa, soprattutto il venerdì. E infatti ogni venerdì prima delle 5 del pomeriggio quasi tutti gli svedesi fanno la coda davanti ai Systembolaget, le uniche rivendite autorizzate di superalcolici, e dato che è lo Stato ad averne il monopolio i prezzi sono proibitivi. Eh sì, la Svezia ha dichiarato guerra aperta all'alcolismo, così è nata una specie di rete di distillerie clandestine la cui esistenza viene comunque tollerata. Invitandoci a casa sua il giovane e coraggioso Knut Svensson, il cui vero nome è un altro naturalmente, ci ha fatto assaggiare Chateau de Batroum, da lui prodotto nel 90. No, è molto ungto, molto stretto. Ja, som någonting man skulle kunna hitta på en bensinmack ungefär. En kastrull. Nutte ci ha dato non solo la pentola, ma anche la ricetta del suo distillato. I Stockholm så räknar man väl i alla fall med nästan allt jag har hört då. Det låter ju väldigt mycket att det ska nästan finnas i varje trakt åtminstone. Och det innebär då i sådana fall att de flesta av oss, vare sig vi vet någonting om det eller inte, känner någon som bränner. È comprensibile che gli svedesi amino tanto casa propria. Ogni tanto però anche loro escono la sera. Passaggio vi regala la vera vita notturna di Stoccolma e anche i consigli per la cena saranno per voi un autentico premio. Mentre il sole tramonta potreste sognare di essere qui per ritirare il vostro Nobel. Tornando alla realtà, per la fame, una consolazione l'avrete comunque. La stessa identica cena offerta a chi vince il prestigioso premio. Si consuma nei sotterranei del municipio dove il 10 dicembre di ogni anno il re di Svezia dà il benvenuto ai vincitori del Nobel. Lo sapevate che Alfred Nobel inventò la dinamite? Sapendo questo non avrete alcun problema a rompere il ghiaccio al Café Opéra, dove la gioventù dorata di Stoccolma si dà appuntamento e dove potrete flirtare con le graziose donzelle svedesi o tentare di farlo, vichinghi permettendo. Di notte il Café Opéra si trasforma in discoteca, ma se non siete soci state pronti a far la fila, cosa alla quale gli svedesi sono abituati, ma che irrita la bella Caio, stellina dell'Hit Parade locale. Stoccolma si può. Service in ditta folk, på sina positioner, dörrvakter, servitorer och barmästare och sådana saker. Det är en sorts maktgalen känsla tycker jag. Och det gör att det inte är lika roligt att gå ut längre. Då går man hellre till en bar. Där är inga dörrvakter och där kan man sitta ner i lugn och ro.
certo che Caio, come la sua amica e concittadina Nini Cherry, non corrisponde allo stereotipo della donna svedese. La la! E adesso un altro stereotipo. È ancora vero che gli svedesi sono sessualmente liberati? Passaggio vi offre questa piccola inchiesta. Good man day, Adam Fogel, ma come ti dico? Sei bara confessare. Oh, in Sweden! Ja, då tror jag nu är lugnt halva inne liksom. Tiden när man var yngre då. Och sen så fick man ju göra nästan vad man ville i alla fall. Alltså, det är mer fritt att prata om sex än till exempel tjejer. Så här, muslimerna de får inte byta ansikten, tjejer får inte byta ansikten. Där får man ju vara beredd nu som helst då. Ma per concludere la nottata in modo veramente insolito e di certo svedesissimo, provate a infilarvi furtivamente in uno dei club di appassionati dei vichinghi. Yeah! Amanda gonga sei hem igen, slår upp en uppe, och med dem. Questa è l'ultima follia veramente di moda a Stoccolma. L'unica cosa di cui dovete preoccuparvi è che l'ira di Thor e di Odino si manifestino il giorno dopo con un'epica emicrania da sbronza. In questo caso, proprio come agli antichi vichinghi, vi sembrerà che il cielo vi sia caduto sulla testa.